mio figlio mi dice: papà, ci voleva. I miei problemi erano che ho avuto un esaurimento nervoso e perdevo i denti di sopra, quelli di dentro, e dopo ho incominciato a impaurirmi perché anche quelli davanti cascavano, e allora mi sono detto che dovevo fare qualcosa. Qualunque persona dice che i denti fa la personalità, e mi fa piacere perché posso sorridere, posso aprire la bocca come voglio io, e non c'è più la paura di essere puntato del dito, c'ha i denti. Quando sono venuto la prima volta sono stato accolto per delle persone competenti che sanno quello che devono fare. Non mica sono io solo cliente, ci sono tanti clienti, e una persona specifica dice: voilà, io mi occupo di te, c'è tutto da fare, mi ha messo a corrente di quello che c'era da fare. Ma ero consapevole che sono venuto qua per, non solo per spiegarmi, per fare quello che devo fare, e mi hanno messo al corrente. Poi mi sono tratto i denti, mi hanno messo i perni. Per i miei denti ho dovuto affrontare tre persone differenti: quello che mi tira i denti, quello che mi mette i denti, le persone che fanno la mia protesi, la gente che lo circondano sono gente capace. Lei si è circondato di persone capaci, educate, perché l'educazione è rispettabile. Quando ho fatto questo lavoro qua sono stato veramente orgoglioso di tutti, ma una persona specialmente che si prendeva cura di me, nel senso che mi ha telefonato alle 2 di notte per sapere come andavo, e mi sono detto: guarda, a che punto le persone si occupano delle persone, non è come va a tirare i denti, hai tratto i denti, ciao ciao e basta. No. Adesso che sono venuto mi hanno messo i definitivi e devo dire che sono felicissimo. E oggi ho avuto le fotografie, già mio figlio vuole vedere le fotografie, gli ho mandato, e mio figlio mi dice: papà, ci voleva, perché è anche merito suo, perché io non volevo più fare niente, mi sono lasciato andare, perché perdere un figlio di 33 anni è come mi avrebbero tagliato metà. Allora non volevo più. Mio figlio mi dice: papà, adè. E sono qua, merito a mio figlio.